Buona giornata a tutti, come rappresentante del Consumer Forum, ma soprattutto in termini di grande amicizia vi ringrazio, perché credo che il tema, vedo che non solo interessa, ma all'affollamento della sala dà il senso anche dell'importanza rispetto alla novità, non tanto alla novità, ma al lavoro che già è stato fatto e che si dovrà fare. Ringrazio tutti, do un buon lavoro soprattutto al moderatore, ma a tutti i componenti, e quindi ho fatto già l'agenda digitale, la contraffazione. Questo è il terzo momento di riferimento. Dicevamo, vogliamo dare una risposta anche all'Europa attraverso questi lavori di oggi, e quindi il tema in particolare questo rappresenta una nostra eccellenza che vogliamo lanciare con grande forza anche in termini europei. Quindi buon lavoro e ci rivediamo in plenaria, non augurandomi, sono convinto che verranno fuori delle proposte estremamente interessanti e importanti. Buon lavoro e doppiamente grazie. Con la mia, con il mio Virgilio continuo il percorso. Allora, un benvenuto a tutti. Innanzitutto, come avete visto, il tavolo è affollatissimo, anche se al momento diciamo è più affollato il tavolo, la platea e le persone che sono venute diciamo ad ascoltare. Ci sono ancora alcuni moderatori che non sono arrivati. Come avete visto, sono circa 20 persone che dovrebbero intervenire, per cui i tempi saranno molto contingentati purtroppo. Io quindi salto qualsiasi tipo di introduzione e di premessa e direi subito di passare la parola a Maria Antonietta Boselli per la presentazione. Voi sapete che per Super Forum giustamente il vice Ovidio c'è una comunicazione ora fra diciamo gli invitati a questo tavolo. Abbiamo invitato la senatrice Elena Fissone, che però per impegni nazionali il Senato ci ha inviato una comunicazione che adesso vi leggerò. La senatrice Fissori, ecco, per inquadrarla, è una componente della decima commissione del Senato per l'industria e il commercio, la 14ª commissione politica europea, e soprattutto si è impegnata, devo dire, negli ultimi tempi, molto attenta osservatrice della parte del Senato, e è una di quelle che è più si è impegnata, per esempio, per la riforma della class action, che attualmente però purtroppo giace nel ramo del Parlamento e che aveva ricevuto un nuovo impulso e anche un cambiamento significativo per renderla ancora più incisiva rispetto diciamo a quella precedente, che purtroppo non ha dato certamente ottimo. Quindi leggo rapidamente la sua comunicazione. Ringrazio il Presidente Dottor Santini e la Dottoressa Rivoli per l'invito di Ortoni per partecipare alla terza edizione di Consumibili del 2014. In questi giorni nell'Aula del Senato si sta discutendo una riforma della Costituzione italiana che porterà al superamento del bicameralismo perfetto e alla semplificazione del processo legislativo. Il mio potere da senatrice della Repubblica mi impedisce di mio grado di prendere parte alla vostra interessante iniziativa. Ci tengo tuttavia a lasciare un contributo sul tema a cui mi sono dedicata fin dall'inizio del mio impegno parlamentare, la tutela dei consumatori. Da 2 anni mi occupo in prima persona di riunire intorno ad un tavolo le diverse associazioni dei consumatori per raccogliere, sulla base della loro esperienza, proposte comuni che possano migliorare le leggi in discussione che si occupano sia dei consumatori sia delle imprese. Con la collaborazione di tutti siamo riusciti a raggiungere grandi risultati come la modifica della direttiva ADR e il ricepimento della proposta delle associazioni che sono state inserite nella riforma della class action che presto approverà al Senato. Il testo del decreto legislativo 130, di cui discutiamo appunto oggi nel 2015, valorizza lo strumento delle ADR, riconoscendo e codificando gli strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie che negli ultimi anni hanno il merito di aver diminuito il contenzioso giudiziale e di averne abbassato i costi. In tale
terremoto si è permesso l'accesso di uno strumento rapido ed efficiente anche a quei consumatori che non avrebbero comunque promosso azioni legali per assenza di certezza in merito alla durata del processo e ai suoi costi. Tra le novità introdotte vi è anche il riconoscimento e la valorizzazione delle consumazioni paritetiche, le quali, nate dall'esperienza delle associazioni dei consumatori italiane maggiormente rappresentative, costituiscono il modello di ATR più originale ed innovativo degli ultimi 25 anni, a tal punto da conquistare il plauso del Parlamento europeo, che ha richiamato l'attenzione sulla conciliazione paritetica italiana, quale esempio di migliore prassi. Le ultime esperienze condivise ci hanno dimostrato che il lavoro di squadra delle associazioni può portare a grandi risultati, pertanto ci vengo a ribadire in questa sede la mia disponibilità a continuare la collaborazione per portare avanti tutti insieme proposte e partecipare con l'obiettivo di migliorare la tutela dei consumatori. Io adesso, dopo c'è anche un intervento di carattere più specifico, dettagliato, tecnico, che magari vi leggerò dopo quando inserirò il dibattito. E quindi a questo punto, diciamo che l'intervento, l'apertura della senatrice Fissoni, mi risparmio meno l'introduzione, perché in questo modo è quello che avrei il momento che avrei detto. E quindi passerei subito la parola a Maria Antonietta Foselli per la presentazione del sesto rapporto sulle conciliazioni paritetiche, un appuntamento appunto che si svolge da 6 anni a questa parte e che è una delle peculiarità delle prerogative di consumazione. Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti. Quest'anno, a differenza degli anni precedenti, la presentazione del rapporto sarà molto molto concisa per lasciare spazio al dibattito sul decreto legislativo, perché prendendo l'augurio di Santini di arrivare con una proposta da presentare non solo in Europa ma anche in Italia, ovviamente questo dibattito sarà molto atteso, quindi siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario sul rapporto che verrà messo online. Quindi tutti se lo possono scaricare, ma noi siamo assolutamente disponibili a qualsiasi chiarimento a voi servisse o ulteriore delucidazione sul rapporto. Doverosamente, prima di iniziare, ringrazio tutte le aziende che hanno ritenuto di riempire il questionario e quindi ci hanno permesso anche quest'anno di redigere il sesto rapporto, che altrimenti non avremmo potuto. E ringrazio la dottoressa Montagni per l'analisi statistica, alla quale prego di rivolgermi a lei, perché di statistica non ci capisco assolutamente nulla, come ho dichiarato più volte. Allora, voi se volete poi, non abbiamo, guardate, abbiamo chiuso il lavoro sabato, mi scuso fin da ora se ci sarà qualche recluso, metteremo, sistemeremo in seguito, ma quest'anno è stato piuttosto complesso e fare il rapporto, perché i dati non erano proprio omogenei, quindi poter presentare un rapporto in linea con quelli precedenti ha comportato un lavoro, un pesante lavoro, quindi qualsiasi cosa o aggiustamento, anzi segnalate, se noi siamo disponibili. Però io poi queste slide le metterò sul sito, che sono una sintesi molto sintetica del rapporto, quindi le metterò a disposizione sul sito. Ci saranno i traguardi raggiunti, 6 rapporti di Consumer Forum, che cos'è la conciliazione paritetica, ma questo lo sappiamo tutti, anche perché con la lettera che ci ha mandato la Fissore sappiamo benissimo che c'è il riconoscimento a livello del decreto e la valorizzazione delle conciliazioni paritetiche e noi dobbiamo lavorare assolutamente su questo. Un dato in più, tutti sapete che dal 3 settembre è in vigore il decreto. Io ho fatto una piccola ricerca e se non credo che siano dati corretti, al mese di agosto hanno attuato la direttiva ADR 18 paesi dell'Unione Europea e sono l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Svezia e l'Ungheria. 9 paesi sono in corso di progetti o disegni di legge, mentre un paese, Malta, non ha fornito ad oggi nessun tipo di informazione sul recepimento della direttiva. Quindi noi, ringraziando Dio, siamo tra i paesi che hanno recepito la direttiva per tempo. No,
di meno importanza, e ci tengo a sottolinearlo, è il regolamento adottato dall'Unione Europea sulle ODR, perché quei provvedimenti sono molto correlati tra loro. Il regolamento, la disciplina dell'ADR, il regolamento ODR sono due cose che si completano fra di loro, quindi non è sicuramente da meno importanza. Come tutti sapete, la rete CCNET, alle quali l'ODR fa riferimento, è presente in 28 paesi europei, tanti sono i paesi dell'Unione Europea, più altri due paesi che sono la Norvegia e l'Islanda. L'altro anno, quest'anno hanno presentato, la rete CCNET ha presentato dei dati che sono dal 2005 al 2015, la rete ha gestito circa 300.000 reclami ed ha dato supporto a 650.000 consumatori. Questo è un dato che sicuramente aumenterà, perché se il sistema andrà a reggito, come volete, sicuramente questi dati sono parziali. I dati delle conciliazioni paritetiche sono assolutamente parziali, perché sono in linea con tutti i rapporti presentati sui rapporti precedenti. Il panel delle aziende sono 23, però sono 23 su 77 protocolli sottoscritti a livello nazionale e territoriale, quindi sono assolutamente omogenei con i rapporti precedenti. Sono parziali perché in effetti alcune aziende non hanno risposto al questionario che gli abbiamo sottoposto, però se vogliamo fare un'analisi metodologica statistica sono assolutamente in linea con quelli degli anni precedenti. Ci piacerebbe molto che tutte le aziende rispondessero al questionario, ma malgrado solleciti, le call, le chiamate, purtroppo è quello il problema. Noi dobbiamo crescere nella cultura della conciliazione, e quindi noi consumatori e aziende dobbiamo crescere su questa cosa. Da capire che i monitoraggi sono importantissimi, sono essenziali sia per le aziende che per il consumatore, a prescindere, perché le aziende possono capire laddove devono modificare qualche cosa del loro sistema, delle loro procedure, e noi per capire anche quali sono le tutele alle quali noi possiamo accedere. Non per ultimo, io mi auguro che l'Unione Europea, ma questo sarà un video che ci supporterà in questo, metterà a disposizione dei fondi importanti per la formazione e l'informazione sui nuovi sistemi, perché sicuramente non sarà semplice. L'Europa l'ha già dichiarato che sarà disponibile a mettere a disposizione fondi interessanti per fare queste attività. Comunque, l'elenco delle aziende che hanno risposto lo troverete nelle slide. Comunque sono, tanto per intenderci, 7 sulla telefonia, 6 sull'energia, 3 sui servizi bancari, 1 sui servizi postali, perché è un protocollo che abbiamo, 3 sui trasporti e 3 sui servizi idrici. Troveremo un trend, uno sguardo d'insieme sulle procedure dal loro avvio. Ve le lascerò sul sito queste. Chi la fa, diciamo, da padrone sono le telecomunicazioni, con dal 2009 al 2014 sono state gestite 79.237 domande di conciliazione, dal 2009 al 2014, il periodo che noi teniamo in considerazione. Nell'abstract trovate i dati generali sul 2014. Nel 2014 sono state presentate 13.997 domande di conciliazione nel settore delle telecomunicazioni, 618 nei servizi bancari e finanziari, 918 sui servizi postali, 3.335 nell'energia e gas, 2.026 nei servizi idrici e 716 nella mobilità e trasporti. I dati sono tutti, fatemelo dire, positivi, ma nel senso che il trend è in crescita, ad esclusione della mobilità e trasporti. Ma qua si sconta purtroppo il momento difficile di un'azienda che risponde al questionario ma ha avuto dei problemi aziendali non indifferenti nel 2014, quindi probabilmente anche il successo della conciliazione si era un momento fermato, perché avevano proprio della ristrutturazione a livello aziendale interno. E quindi
Allora, i trend sono tutti in crescita, laddove noi continuiamo a scontare una difficoltà è non trovate le assicurazioni, perché non rispondono al questionario, perché le procedure di conciliazione tariffiche non sono positive, e quindi è un settore in effetti dove dovremmo intervenire in qualche maniera, perché malgrado l'Agna facciamo riunioni, incontri, procedura di conciliazione online sul sito eccetera, non parte. I servizi bancari e finanziari anche là stenta molto, però sappiamo che la PF è molto forte su questa cosa e ha presentato dei dati interessantissimi nel 2014, ha raddoppiato i dati dell'anno precedente, quindi pure qua dobbiamo lavorare sui protocolli che noi abbiamo sottoscritto con le banche e non solo. Quindi questi sono i due settori che stentano, tutti gli altri hanno andamenti in crescita. Il totale delle domande sulle 21.610 domande pervenute nel 2014, il 65% riguarda il settore delle telecomunicazioni, il 3% i servizi bancari e finanziari, il 4% i servizi postali, il 15% del settore dell'energia elettrica e gas, il 9% servizi idrici e il 3% mobilità e trasporti. Ora, le ultime velocissime considerazioni. Metterò nel online quante conciliazioni abbiamo effettivamente trattato, perché, come sapete, per quelle... quanto abbiamo detto l'altro anno, noi ci portiamo, abbiamo fatto dei calcoli per essere sempre più puntuali. Le conciliazioni presentate non sono quelle realmente trattate, perché noi ci portiamo appresso quelle presentate nell'anno precedente e trattate nell'anno in corso, come portiamo all'anno successivo quelle presentate nell'anno in corso ma trattate, che verranno trattate nel 2016. Quindi qua diamo una specifica di quante conciliazioni abbiamo veramente trattato e sono 24.250 per questo meccanismo che vi ho spiegato. Allora, nel settore delle telecomunicazioni, per il quale sono state trattate 13.997 conciliazioni, sono state dichiarate conciliate, sono state conciliate il 90%, quindi una percentuale assolutamente positiva. Non conciliate il 5, inammissibili 0, improcedibili 1, annullate 4. Quindi questo dato è assolutamente positivo, perché vuol dire che tutti si cresce, perché l'improcedibilità nasceva dal fatto che venivano presentate domande prima che erano trascorsi i tempi del reclame, oppure non c'era la fattispecie di... insomma, quindi ovviamente il dato dell'improcedibile 1% e il dato delle inammissibili 0 è veramente positivo. Nel comparto dell'energia, per il quale sono state trattate un'altra 3.335, sono conciliate il 62, annullate l'1, improcedibile il 23, non conciliate il 15%. Quindi anche qui il dato sulle conciliate è assolutamente positivo, perché le procedibili qua nascono da varie, molte volte sono legate al fatto che non sono trascorsi i tempi corretti per il reclamo, per i 42 previsti di risposta al reclamo, eppure non era una materia da poter essere portata in conciliazione. Nel settore idrico sono state trattate nel 2014 1.231 conciliazioni. Qua vediamo un picco rispetto all'anno al rapporto precedente, vediamo un picco perché con un'azienda idrica che ha risposto al questionario, nel 2014 sono state delle controversie piuttosto interessanti, piuttosto pesanti, e quindi abbiamo avuto questo picco a rialzo. Però le conciliate sono il 34%, le improcedibili il 61%. Ecco qua il dato sarebbe, perché purtroppo non abbiamo potuto fare un'analisi sulle improcedibili perché non c'è stato comunicato la motivazione delle improcedibilità, e sarebbe stato invece interessante fare uno studio, un'analisi su questa cosa.
le non conciliate il 4%. Nel settore bancario e finanziario sono state trattate 608 conciliazioni, di cui conciliate il 37, annullate il 2, improcedibili il 37 e non conciliate il 23. Devo dire che per analisi statistica sono stati completati nel settore bancario e finanziario i dati comunicati dalla Camera di Conciliazione della Consob rispetto agli anni precedenti. Nel trasporto e mobilità sono state trattate 868 conciliazioni, di cui conciliate il 66, annullate l'1%, improcedibili il 25%, non conciliate l'8%. Quindi da questi dati che mi sto facendo vediamo che le procedure conciliate sono sempre dei valori realmente interessanti. Quindi laddove l'azienda arriva a dichiarare la improcedibilità o il fatto di non poter conciliare, sono settati da cose realmente oggettive. Quindi poi dei servizi postali sono state trattate 838 conciliazioni, conciliate il 70%, non conciliate il 4%, improcedibili il 15% e le annullate il 12%. Per non rubare altro tempo, perché altrimenti veramente preferisco lasciare molto più tempo al confronto sul decreto, metterò a disposizione di tutti online anche l'incidenza media delle controversie secondo la fattispecie presentata ai tavoli di conciliazione. Allora, io mi auguro che ci vediamo il prossimo anno sul settimo rapporto, che sicuramente dovrà presentare dei profili diversi una volta che verrà recepita a pieno il decreto, e vediamo come intenderemo procedere noi per le conciliazioni paritetiche. Quindi ci auguro che ci vediamo quest'anno, prossimo anno, per la presentazione del settimo rapporto sulle conciliazioni. Comunque ripeto, siamo a disposizione, il tempo è stato breve sia per farlo che per dare le spiegazioni un po' più presenti, quindi siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, naturalmente per chi fa dei studi statistici e servono degli approfondimenti. Grazie. Adesso appunto passiamo alla discussione sul ricevimento della direttiva europea, soprattutto sul decreto legislativo 130. Io direi di partire da una carrellata delle autorità che svolgono un ruolo, lo hanno svolto in passato, ma lo svolgono anche nella fase applicativa di questo decreto, perché è in atto anche un confronto con il Ministero dello Sviluppo Economico, con il tavolo di coordinamento, e quindi stanno entrando nel merito di come procedere all'applicazione di questo decreto. Tutte le autorità hanno già un'esperienza pregressa. L'aspetto positivo di questo decreto credo che sia, e in questo credo che potremmo dire siamo innovatori anche a livello europeo, è che vengono riconosciute tutta una serie di tipologie di ADR tra di loro diverse. Per sintetizzarle, le ADR che hanno l'arbitro e che hanno quindi il terzo decisore, le ADR che hanno il terzo facilitatore, e soprattutto l'elemento innovativo italiano, cioè il riconoscimento della negoziazione, cioè un ADR che appunto non vede la presenza del terzo, ma vede un confronto, una negoziazione tra l'azienda e il rappresentante del consumatore. Io partirei dall'ABF, quindi dall'avvocato Carriero. Antonietta la citava, l'ABF è un'esperienza molto importante, perché si è costituita nel 2009 e da allora che strada ne ha fatta. Pensate che nel 2010 aveva trattato circa poco più di 3.000 ricorsi e adesso è attestata, almeno degli ultimi dati, oltre 11.300. Quindi con anche soddisfazione da parte dei cittadini che si sono rivolti. Quindi cederei la parola appunto al Carriero. Gianice, grazie per l'invito anche nel corrente anno. Mi atterrò ai tempi che sono stati
purtroppo. Mi sono stati ricordati, grazie a Luisa di Crocetto, nella corrispondenza intercorsa, e tenterò quindi di focalizzare questi 5-6 minuti di intervento sugli elementi innovativi più che sul passato. Mi posso naturalmente esimermi in questa sede da ricordare il successo di questa iniziativa, che è presente anche nelle sue parole, e il successo testimoniato da fatti alla Einaudi veri e non stupidi, quali sono i numeri. E i numeri ci raccontano una storia di incremento, diciamo, delle decisioni dell'ABF, con un incremento dei ricorsi. I ricorsi del 2014 sono stati esattamente 11.237 presentati nel 2014, l'incremento rispetto all'anno precedente è stato pari al 43%, nel corso del 2015 l'incremento sarà ancora importante, perché si prevedono intorno ai 15.000 ricorsi, ancorché con, in termini percentuali, con delle punte inferiori rispetto all'anno precedente, perché l'incremento sarà, aperte le virgolette, solo, chiuse le virgolette, dal 25% in più rispetto all'anno precedente. Questo determina un lavoro dei colleghi particolarmente intenso, come potete immaginare. Sono stati decisi nel corso del 2014 8.000 ricorsi, e io colgo l'occasione per scusarmi anticipatamente con tutti i condomini, proprio per un impegno che mi attende domani, perché domani è giornata di udienza del mio collegio, faccio parte al collegio Sud, sarò costretto a anticipare i miei saluti a questo collegio. Quindi dicevo, oltre 8.000 ricorsi decisi da parte dei colleghi, ormai abbiamo anziché 4 udienze, 4 adunanze, sono adunanze camerali, quindi senza la presenza delle parti, perché il procedimento, come voi sapete, è un procedimento documentare, dalle 4 adunanze mensili in una settimana, con una percentuale di decisioni di ricorsi intorno ai 50-60 ricorsi su tutti a loro contenti, siamo passati a 6, addirittura 7 adunanze mensili. Quindi abbiamo nel corso dello stesso mese 2 un interrogativo doppio adunanze, nel corso della settimana una di esse è diventato effettivo, l'altra di esse è coordinata dal membro più anziano del collegio, per capire di farne quindi due presenziali al mese in più rispetto al collegio. Le percentuali di accoglimento dei ricorsi sono intorno al 70%, sicché con riguardo all'esperienza dell'arbitro bancario finanziario possiamo dire che fondamentalmente i tre obiettivi, perché quelli sono i benchmark di riferimento dei diversi collegi fissati dal legislatore nella norma primaria, che era nella legge sulla tutela dei risparmi, perché l'arbitro bancario finanziario nasce a seguito dei molti scandali bancari intercorsi agli inizi di questo millennio, e gli obiettivi sono quelli appunto della economicità, quelli della celerità e quelli della effettività. Direi che questi tre obiettivi sono, per quello che riguarda l'arbitro bancario finanziario, sufficientemente raggiunti. Sono perché finalmente è un procedimento molto poco costoso, 20 euro per l'attivazione dell'organismo decisorio, che verranno restituiti nel caso del provvedimento parziale totale del ricorso naturalmente. I tempi sono fissati dal regolamento istitutivo in 105 giorni, termini, se ci fate, visto che vis-à-vis lavoriamo sulla direttiva, sono leggermente superiori rispetto ai 90 giorni della direttiva. Questo determinerà un adeguamento, dovrà determinare un adeguamento, anche se forse questo già l'ho presentato lo scorso anno, ancora di più quest'anno, il vero contingolence, perché a fronte, insomma, l'arbitro bancario come meccanismi di ADR non sorgono per supplire alle carenze della giustizia. Non è quello l'obiettivo, ma
servono ad allargare i diritti. Tuttavia, in un contesto nel quale la giustizia ordinaria, la giustizia civile, una giustizia malata, è indubbio che la PR, se funziona, viene ad essere, vista come diciamo quod defectum, come meccanismo in qualche misura esclusivo rispetto all'atto, perché appunto i tempi sono una variabile non irrilevante, no? Data giustizia, denegata giustizia, insomma, vediamo per dire. E qui siamo un po' in sofferenza, perché naturalmente 105 giorni la solita non viene messa, siamo oltre, diciamo, 5 giorni, quindi occorrerà lavorare, perché ovviamente la Banca d'Italia l'ha protetta attraverso la rivisitazione del canale di terzo di legge, attraverso le sezioni di pure attraverso l'apertura di altri colleghi, perché questi termini devono essere rispettati. Il terzo obiettivo è quello dell'effettività delle decisioni, e direi che questo terzo obiettivo dell'effettività delle decisioni è raggiunto, perché le percentuali di inadempimento delle decisioni medesi nei confronti degli intermediari, parlando delle soccombenze, dei oggetti dei ricorsi, sono percentuali tutto sommato modeste, che coinvolgono per la gran parte intermediari marginali, per altra parte intermediari che non sono più nelle condizioni di avere, perché cancellati dal relativo elenco, oppure perché procedimenti di inserimento, procedimenti di scioglimento e liquidazione volontaria, a quel punto si pongono delicati problemi in capo al liquidatore circa la possibilità di poter adempiere un versamento di somme imposte da un organismo non dotato di giurisdizione. Quindi in sintesi, cioè passare negli ultimi due minuti questo intervento a direi che questo meccanismo che io ho definito nel mio scritto di giustizia senza giustizia, fuori dalla giustizia, poiché il concetto, il termine giustizia è un termine diverso rispetto a quello della giurisdizione, il nostro sia un paese nel quale si faccia segnalamente sussumere il termine giustizia nella giurisdizione in virtù di una lettura molto restrittiva, peraltro l'articolo 102 della Costituzione italiana, insomma questa giustizia senza giurisdizione funziona e funziona abbastanza. Detto questo, gli elementi di unità portati dal decreto legislativo 130 per ciò che riguarda l'arbitro bancario finanziario, direi che sono tutto sommato marginali, perché gli obiettivi del decreto legislativo e più ancora direttiva sono sostanzialmente sinonimi a quelli del legislatore del 2005, sistema economico, sistema effettivo, sistema rapido, e quindi coincidono in questi anni. L'aspetto di ulteriore coincidenza può essere individuata nell'ambito del diritto di indipendenza che devono caratterizzare i nominati, i membri dei collegi nominati da parte di Banca d'Italia, tanto se designati da parte di associazioni di categoria, da parte di associazioni di categoria, quanto se nominati direttamente in quanto associazioni di Banca d'Italia, perché sono requisiti. Tutto sommato nel richiedere 12 anni di iscrizione all'albo per l'avvocato, nel richiedere il titolo di docente universitario o di magistrato in pensione, in qualche misura assicurano qualità da parte dei decisori, assicurano da questo punto di vista autonomia. Ecco, gli altri aspetti sono gli aspetti sui quali bisognerà intervenire, i termini l'abbiamo già evocato, l'altro la esclusione delle controversie futili e temerarie che non sono attualmente previste dalla disciplina di Banca d'Italia, previste soltanto per quello che riguarda le pronunce condanna al limite quantitativo pari ai 100.000 euro di risarcimento di danno, ma ricordo a tutti che la competenza per materia è una competenza universale per la banca finanziaria, per ciò che attiene all'accertamento dei titoli, quello prescinde dal valore che riguarda il quale si possa intervenire.
Ecco, io direi che forse un sorriso più liberale del decreto legislativo 130, che imporrà una valutazione puntuale quanto all'attuazione della legge. No, no, stai, l'importante è che non si sposta. Ecco. La attribuzione, ora nato, di una soggettività giuridica in capo all'anno. L'attività giuridica io la faccio derivare tanto dalla definizione offerta dal nuovo articolo 141 alla lettera H, nella parte in cui questa definizione chiama un organismo, qualsiasi organismo, istituito su base permanente, quindi combinato disposto della qualificazione in guisa di organismo di questo soggetto, insieme alla sua istituzione, depongono nel senso dell'attribuzione di una soggettività giuridica all'organismo istituito o istituito. Questa lettura, questa interpretazione mi pare confermata anche da disposizioni successive, ad esempio 141 quater, dove appunto si parla di un organismo APR che risolve le controversie in base a disposizioni giuridiche, lettera I, secondo comma, è fatto obbligo agli organismi di rendere disponibili al pubblico le proprie relazioni, quindi un obbligo che pertiene e in capo all'organismo e quindi in capo al soggetto abilitato al soggetto. Ora, perché è importante la soggettività giuridica che manca ricordo solo l'articolo 138 bis, si chiama il sistema di risoluzione alternativa delle controversie. Il sistema è un lemma che per il giurista è scarsamente significativo, anzi per il perché ben può capitare, visto che ci troviamo, ben può accadere, visto che ci troviamo nell'ambito dell'albero della tutela dei diritti assicurati dalla Costituzione, che la decisione dell'arbitro bancario venga contestata e venga contestata di fronte al giudice ordinario. Nell'essere contestata di fronte al giudice ordinario ben può capitare, ed è capitato, che l'arbitro bancario finanziario venga convenuto in giudizio. Va bene? Venga convenuto in giudizio è certamente chiamata del terzo in circostanza. Caso ha riguardato una riconvenzionale errata in parte 4, perché la riconvenzionale è nei confronti dell'attore, non nei confronti del terzo. Ma se fosse chiamato in giudizio correttamente l'arbitro bancario finanziario per un giudizio di accertamento di fronte al giudice circa il grave errore in diritto compiuto con la propria decisione, errore in diritto che potrebbe eventualmente essere prodromico ad un'azione risarcitoria nella misura in cui la pubblicazione dicevo una misura in cui la pubblicità negativa in quanto impatta su diritti fondamentali può comportare un risarcimento del danno, un risarcimento del danno all'immagine o alla reputazione, ecco che l'arbitro bancario dovrebbe essere posto nella possibilità di far valere in quel giudizio le proprie difese, perché questo è un diritto assicurato a ciascuno. Se l'arbitro bancario non ha soggettività giuridica, la notifica avviene non presso il soggetto che non esiste, ma presso la Banca d'Italia. La Banca d'Italia si costituisce e declina la propria carenza di legittimazione passiva, perché il presupposto è quello dell'alterità soggettiva dell'arbitro bancario rispetto alla Banca d'Italia, requisito questo proprio di questo organismo da un punto di indipendenza dell'organismo medesimo. Che cosa accade in un contesto di questo genere? Accade che la decisione viene ad essere resa, potrebbe essere resa non nei confronti del soggetto che non esiste, ma nei confronti dei singoli suoi componenti, che esistono e rispondono personalmente da questo punto di vista, senza che costoro, esclusa l'ipotesi dell'intervento volontario in giudizio, facciano valere le proprie ragioni, quindi
con grave vulnus al diritto di difesa, e con vulnus al diritto di difesa, se ci riflettete, anche sotto un secondo versante, sotto quello della immediata esecutività della sentenza senza che essa possa essere impugnata, perché di nuovo per poter essere impugnato occorre che vi sia un soggetto abilitato all'impugnativo. Ecco, io trovo che questo sia lo snodo importante che riguarda per il futuro, diciamo, l'adeguamento della disciplina dell'arbitro bancario finanziario del decreto legislativo 130 e soprattutto l'adeguamento dell'arbitro, della disciplina dell'arbitro bancario finanziario a quelli che sono i presupposti basici del diritto all'interno del quale ci muoviamo. Scusatemi se vi ho rubato 2 minuti o 3 in più rispetto a quelli che avevo posto in programma. Grazie. Grazie. Allora, io darei adesso la parola, anche perché si muove su un ambito e su un settore, diciamo, analogo, al dottor Enea Franza di Consob. Tra l'altro il decreto riguarda in particolar modo proprio la Camera di Conciliazione di Arbitrato della Consob, che si è costituita nel 2007, ma di fatto non ha sortito alcun effetto perché c'erano dei limiti, diciamo, proprio procedurali operativi, per cui i convenuti si sottraevano puntualmente diciamo al confronto, e il decreto quindi è intervenuto in maniera decisiva all'articolo 1 bis a modificare sostanzialmente le caratteristiche di questo organismo, e quindi c'è da immaginare che adesso inizi, diciamo, a funzionare realmente. Questo ce lo vogliamo tutti. Buongiorno, parlare dopo il professor Carriero certo non è che mi sia di molto aiuto, però facciamo tesoro dei suggerimenti e di quello che dell'esperienza che è complessa in effetti, che ha sortito questi anni di esperienza dell'arbitro bancario finanziario. E come sappiamo il decreto impatta fortemente sull'attività non solo della Camera di Conciliazione e Arbitrato della Consob, ma soprattutto ritengo sul sistema fortemente voluto dall'Associazione dei Consumatori, l'arbitro finanziario, permettetelo di chiamarlo così, domando l'appellativo, l'inciso bancario, nasce con grandissime aspettative. Certo, i numeri che ci dà Banca d'Italia effettivamente spaventano perché sinceramente non sappiamo se potremmo reggere il peso eventuale di un impatto così forte e non determini in realtà l'implosione di un sistema che deve ancora nascere. Però diciamo, una valvola di sfogo c'è, esiste ancora il doppio binario. Sostanzialmente, se non si interverrà brevissimo, possiamo dire che il sistema è stato congegnato con una valvola di sfogo. Ciò che non va all'arbitro finanziario, rispetto all'arbitro finanziario, può benissimo rimanere in conciliazione. Infatti la Camera di Conciliazione e Arbitrato continua a lavorare. I numeri, effetti dell'esperienza fatta dalla Camera in questi anni, sono fortemente negativi. C'è da dire che non c'è stato né il supporto della Consob, né anche il supporto dell'Associazione dei Consumatori, neanche della stampa. In realtà la Camera di Conciliazione e Arbitrato è nata monca, partendo su un numero di 300 circa conciliazioni l'anno, si è attestata adesso sul centinaio. Non c'è, come ricordava il nostro, diciamo, master, non c'è stata l'obbligo, non c'era l'obbligo fino adesso di sedersi al tavolo, e questo effettivamente ha menomato il sistema. Io sono fortemente convinto che nel confronto, anche se reso obbligatorio, tra l'intermediario e il consumatore si può addivenire ad una comprensione dei reciproci interessi. Diciamo che non è detto tuttavia che l'impatto, se vogliamo un pochettino esercitarci su quello che potrà essere il futuro, diciamo che il settore dei contratti che rientrano nell'ambito del Consob, quindi contratti di investimento, è un settore particolarmente delicato, che metterà gli arbitri di fronte a delle decisioni molto molto complesse.
Con ciò non voglio dire che i contratti finanziari attualmente trattati dall'arbitro bancario finanziario siano estremamente semplici. Voglio dire semplicemente che la complessità della materia relativa ai mercati diciamo dei servizi di investimento è materia altamente conflittuale, ma e che si presterebbe molto bene a un supporto peritale, cosa che adesso assolutamente non è prevista nel sistema. Già in sede di conciliazione sono emerse davanti al conciliatore una serie di osservazioni non soltanto giuridiche sui contratti di investimento sottoscritti o non sottoscritti, cosa che tutto sommato può essere in qualche modo superata, ma soprattutto all'esatta definizione del quantum, questione estremamente complessa in un settore in cui la volatilità e il rischio costituiscono l'elemento fondante del contratto. Quindi ci aspettiamo situazioni non molto semplici ed un lavoro veramente molto difficoltoso, almeno fino a quando non si strutturizzi una giurisprudenza, permettetemi il termine, che via via verrà consolidata le varie decisioni dell'arbitro. Due critiche mi tocca inoltre sottolineare in questo primo esame della documentazione del decreto. Innanzitutto nel tavolo dei lavori sul tema della gratuità del servizio offerto, mentre per la banca l'importo è veramente Banca Italia per le controversie che nascono nei confronti della Banca Italia, l'importo è previsto assai limitato, molto più alto, almeno nel tavolo di lavoro, è emerso l'importo delle controversie davanti all'istituendo arbitro bancario finanziario. L'idea è di attestarlo sui 100-200 euro, cosa da non poco conto, considerato che anche nell'esperienza pratica, se è vero che esistono conciliazioni richieste attualmente, presentate da Camera di Conciliazione di altissimo importo, è anche vero che si stanno facendo sempre più avanti importi di questioni limitate, intorno ai 2-3 mila euro, quindi molto vicino, mi permetto di dire, a quello che viene trattato all'ambito bancario e finanziario. Altra questione che suscita perplessità è il limite in alto, in quanto sarebbero suscettibili di controversie davanti a questo istituto arbitro finanziario soltanto quelli di importo intorno ai 130.000 euro. Benissimo, ultimamente si stanno affacciando alla Camera di Conciliazione un non poco numero di conciliazioni di importo che superano il milione di euro. Quindi qui siamo assolutamente fuori da questo che è il limite, e questo sta aumentando, questa è una cosa particolare. Qual è il vero problema che vedo in questo intervento legislativo? È che si possa avere l'impressione che tutto possa essere deciso dall'arbitro finanziario. Se questo è vero, per la Banca d'Italia ha dato un impatto molto positivo, io temo una ricaduta negativa. E mi piacerebbe ricordare che in realtà le soluzioni definitive sono solo quelle emesse dal giudice oppure in sede di conciliazione. Tutto il resto invece è semplicemente frutto di una decisione che comunque è soggetta a vagli successivi, che sono appunto quelle della conciliazione e quella della decisione del giudice. Scusatemi, intervento un po'. Grazie soprattutto per le ultime appunto precisazioni, perché in effetti parliamo sempre di risoluzioni extragiudiziali, ma che comunque sono suscettibili di essere rimesse in discussione. E io adesso passerei la parola a Gabriella Facchetti, responsabile dell'unità conciliazione e risoluzioni extragiudiziale delle controversie dell'autorità per l'energia elettrica e del gas e del servizio idrico, tra l'altro, che non è secondario visto l'aspetto che emerge appunto dal nostro rapporto, per cui è destinato questo ad essere un settore fortemente in crescita. Buongiorno, grazie dell'occasione che ci avete dato di essere qui.
Io inquadrerei un attimino la nostra realtà, la realtà energetica, e facendo poi un accenno soltanto al termine, non per questo meno importante, sull'idrico, come anche voi avete adesso sottolineato. Come si presenta ad oggi nei confronti del 130 il settore energetico? L'autorità ha messo in campo strumenti per risolvere i problemi diretti e degli aiuti, quindi trasversalmente, con il sostegno per le paritetiche. Per quanto riguarda lo strumento direttamente gestito dall'autorità tramite acquirente unico, sapete, poi recenderò un attimino io, lui nacque, la scelta fu fatta nel 2012 quando c'erano già le indicazioni per quanto attiene quelli che sarebbero stati i principi della direttiva. Quindi la scelta è stata già di impostarlo secondo quelli che poi sono stati recepiti nel 130, cioè uno strumento che nasce online, in cui l'accesso è fatto online, il cliente, il consumatore può farsi assistere nel momento in cui, e quindi aiutare qualora non sia un cliente smart, quindi riesce a sopperire anche al concetto di essere una procedura online, offline, in diretta, ma l'importante è l'obiettivo primario è che si raggiunga il risultato di tutela. È uno strumento che ha un termine di conclusione della procedura da quando gli atti sono stati, la richiesta, la domanda è stata completata, di 90 giorni e non ha un costo per il consumatore e neanche per il professionista, in questo caso per l'operatore. Ha la possibilità di avere una visione diretta delle parti, e questo non è una cosa poco importante. Rappresenta la possibilità, come molte volte è stato evidenziato, di dare sfogo al consumatore all'eventuale alienazione, di avere sempre una voce e non un viso. Ha dimostrato che la preparazione dei soggetti che eventualmente arrivano a sostenere, a rappresentare il cliente, non da ultimo le associazioni che sono molto attive, per la loro formazione a quel tavolo danno un valore aggiunto per poi raggiungere un accordo. E quello che poi ha dimostrato fino ad oggi è che, nato come startup con piccoli volumi, nel senso siamo partiti ad aprile del 2013, quindi in 2 anni e mezzo, siamo arrivati a 3.500, ma soprattutto quello che si rileva è l'aumento del 50%, se non di più, da un anno con l'altro. Da 1.400 siamo praticamente quasi a 3.000 alla fine di quest'anno. E quelli che sono, per dare pochi numeri, ma vedere quella che è la crescita, è rappresentato da un'adesione dell'80%, da un'adesione, scusate, di ammissibilità di questa domanda che è l'80%, ma non dimenticateci che lo strumento online molte volte fa aprire la pratica, ma poi non la fa seguire, quindi su questo c'è magari da intervenire su un'attenzione maggiore. E su quelle che sono poi l'adesione dell'operatore, siamo partiti su uno strumento completamente volontario con un livello che andava sul 45%. Da luglio di quest'anno c'è stata un rafforzamento dell'effettiva partecipazione dell'operatore, che è l'elemento fondamentale. È vero che quando uno va al tavolo il più delle volte poi chiude perché ha impegnato delle risorse e conseguentemente a questo punto cerca di ottimizzare anche quel costo lato operatore, quindi il consumatore vede effettivamente soddisfatto una sua esigenza. E abbiamo raggiunto da luglio l'adesione non più volontaria ma obbligatoria per tutti coloro che sono esercenti la maggior tutela, per tutti coloro che sono i distributori, chi non lo sapesse, nell'ambito del settore energetico sono coloro che veicolano e hanno dei rapporti non più diretti con il consumatore, sono per quanto riguarda l'attivazione, ma che molte volte hanno delle responsabilità legate a un discorso di misura, cioè a quello che poi viene conguagliato, in cui molte volte il venditore dice non sono d'accordo, il cliente non è d'accordo su quello che viene fatturato, ma questo si basa molte volte, il venditore si basa molte volte su quello che è il dato che viene fornito dal distributore. E questo ha portato questa partecipazione a, accanto a questi che abbiamo, diciamo così, dato per regolazione, avevamo impostato e abbiamo impostato una volontarietà di tutti coloro che sono operatori del mercato libero, quindi una leva che è una leva di natura reputazionale, per cui l'operatore del mercato libero vuole offrire
in linea con quello che poi sarà anche il 130, che vuole offrire al suo cliente un tavolo conciliativo. Adesso in futuro lo dovrà mettere anche nella risposta al reclamo, lo dovrà mettere anche sul suo sito eccetera, però adesso già molti avevano operato nel senso di dare al loro cliente, inserendosi in un elenco, questa opportunità. Quindi questo ha portato praticamente a un 55%, e quindi è in crescita, di adesione. I successi raggiungono il 90%, quando cioè di questo 80% le parti si trovano al tavolo, quasi il 90% trovano una soluzione positiva. Questo è per quanto riguarda lo strumento attualmente messo in campo direttamente, che dovrà crescere e crescerà necessariamente anche con l'altro strumento che l'autorità continua a sostenere, perché il decreto 130 ha dato un'altra opportunità all'autorità, ma più che all'autorità, attenzione, al consumatore, che è al cliente, perché può così trovare una sede di composizione alternativa a quella giudiziale, anche perché i contenziosi e le vertenze a livello di consumatore non hanno mai quei valori, così vengono chiamati small claim, perché non hanno quei valori che giustificano i costi di attivarli giudizialmente. E quindi sono tutti quelli che hanno denegata giustizia, come si suol dire, perché non hanno la capacità di poter sostenere, per avere un ritorno, un'affermazione del loro diritto, un esborso economico tale che non è giustificato dall'oggetto stesso della controversia. Questo, stavo dicendo, sarà rafforzato dal fatto che è stata attribuita all'autorità la possibilità di regolamentare e disciplinare il tentativo obbligatorio giudiziario, ma questo comporterà anche una volontarietà di dare una effettività anche, e quindi un rafforzamento di questo anche magari dal lato, se vogliamo, della partecipazione, come è tuttora dal lato magari operatore. Tutti i documenti che saranno sviluppati, anche perché questo avrà necessità di un raccordo all'interno di quelli che sono gli strumenti complessivi che l'autorità medesima ha messo a disposizione del cliente, verranno fatti con documenti di consultazione, anche in considerazione di quello che emergerà dal tavolo dove si sta lavorando con il Ministero. Grazie, buongiorno. Allora, il panorama delle autorità amministrative adesso è completato dalla CICOM, che è impegnata su questi temi già da tempo, delibera 173 del 2007, che regolamenta appunto nell'ambito delle comunicazioni alcune tipologie, riguarda appunto la negoziazione paritetica, ma lo strumento che decora a livello locale. Quindi io passerei la parola appunto a Mario Staterini di Agico. Grazie anche per aver organizzato questo incontro, perché se è vero che come istituzioni abbiamo un tavolo presso il Ministero con il direttore Vecchio che ci coordina per trovare appunto chiarimento dell'applicazione di questa nuova normativa, però il confronto con le associazioni o con chiunque fa appunto conciliazioni paritetiche, cioè appunto voi, è per noi sicuramente un elemento di ricchezza. Ricordo qua accanto il presidente Prateri, quando proprio agli inizi del 2000 insieme al professor Alpa stavamo stilando il nostro regolamento di procedura, avevamo come necessario confronto proprio l'esperienza che già era in vigore delle conciliazioni paritetiche, anche perché forse proprio per questo il settore del DLC, come sapete, è il settore in cui maggiormente, o quelli tra cui maggiormente, il sistema ormai è diventato consolidato, strutturato e anche rispetto ai numeri. Vedo che i numeri delle conciliazioni paritetiche e delle telecomunicazioni sono molto alti ancora, 14.000 conciliazioni in un anno, complessivamente, aggiungendo il nostro sistema decentrato, diciamo a livello regionale con i Corecom, arriviamo a oltre 105.000 conciliazioni svolte nel solo 2014. Per chi non lo sapesse, sinteticamente ricostruisco: nel nostro settore, cioè settore comunicazioni elettroniche, telefonia, pay TV, abbiamo un sistema a due fasi: una prima fase di conciliazione che si svolge alternativamente o al Corecom o alle conciliazioni paritetiche o presso le camere di commercio, in alcuni casi avendo il titolo esecutivo, purtroppo per le conciliazioni paritetiche non ce l'hanno ancora, ma speriamo che possa essere superato in futuro. Poi una seconda fase, che è un livello di definizione
risoluzione vera e propria della controversia che avviene o presso i Corecom o presso l'Agicom centrale. I numeri ve l'ho detto, stiamo parlando di 110.000 conciliazioni nel 2014 per un valore complessivo di 30 milioni all'incirca in un anno di rimborsi, indennizi restituiti agli utenti, e faccio sempre notare questo, che le sanzioni fatte in materia di tutela dei consumatori dalle quattro autorità di regolazione messe insieme non superano di poco questa cifra di 30 milioni, quindi per far capire l'importanza anche concreta delle conciliazioni come sistema di tutela del consumatore. Abbiamo 8.000 definizioni di controversie svolte nel 2014 tra Corecom e autorità, con dei tempi medi che per quanto riguarda le conciliazioni arrivano a 61 giorni l'anno, ovviamente in qualche regione più o meno sotto media, con un 80% di accordi raggiunti in sede di conciliazione, e vorrei sottolineare che sono numeri in crescita rispetto ai costanti in questi anni. Solo nel 2004, quando iniziamo, si trattava di 3.000 conciliazioni l'anno, e solo nel 2012 la percentuale di accordo era del 69%. Quindi, detti un po' di numeri, credo che sarebbe anche utile, visto che siamo tutti in fase di ricostruzione delle regole e dei criteri, comprendere anche il perché di questo successo che ha avuto nel settore delle telecomunicazioni la risoluzione alternativa delle controversie. Il successo è dovuto dalla gratuità molto spesso di queste procedure, è dovuto dall'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, così come è prescritto dalla legge, abbiamo detto del titolo esecutivo, ma soprattutto anche dell'esistenza di una fase definitoria che attraverso dei poteri cautelari, attraverso la sanzionabilità delle decisioni prese dall'autorità, ha creato un ulteriore elemento che favorisce la risoluzione in sede di conciliazione, proprio perché si sa che c'è un secondo e veloce momento di decisorio nel quale appunto si può avere un riconoscimento di torto peggiore di quello ottenuto nella conciliazione. Un esempio che per quanto ci riguarda è un esempio importante, tra virgolette, di federalismo riuscito e anche di tentativo di conciliazione obbligatorio riuscito, che oggi si scontra con la novità del decreto ADR. E su questo ci sono degli elementi di criticità, o meglio, degli elementi interpretativi che abbiamo come istituzione necessità di chiarire, e per quello il confronto con il Ministero è importante. Il primo presupposto, per quanto è la nostra impostazione in questo momento, dovendo comunque avere il confronto con tutti gli altri regolatori e con il Ministero, è quello per cui dal nostro punto di vista l'optimum sarebbe considerare senza dubbio ancora esistente il sistema attuale che noi abbiamo e abbiamo disciplinato, che prevede quindi Corecom e conciliazioni paritetiche, e prevedere un sistema, diciamo così, da bollino blu più meritorio per chi rientra nei requisiti del decreto ADR. Cioè, in pratica non c'è nessun problema già oggi né in futuro per il mantenimento del sistema attuale di risoluzione delle controversie nel settore delle comunicazioni. Ci potrebbe essere la possibilità per Corecom e per conciliazioni paritetiche di essere, diciamo, di iscriversi, perché rispettano i requisiti del decreto ADR, essere quindi iscritti anche nell'elenco speciale che poi avrà come conseguenze favorevoli quella della pubblicità, quella del networking, quello che viene ricollegato. Però assolutamente la nostra impostazione è quella di non intaccare il sistema già esistente, pur ovviamente dando per scontato l'interesse e anche la possibilità, non credo difficile, che le stesse conciliazioni paritetiche possano facilmente rientrare nei criteri previsti dalla norma. Al di là di questo abbiamo altri elementi di chiarimento necessari, che sono soprattutto rispetto agli elenchi, la possibilità di un elenco unico, di un doppio elenco, ma anche questo
è momento di confronto. Sicuramente avremo la necessità anche di dare una registrata rispetto alla possibilità di passare a questo elenco gold, possiamo chiamarlo, di quelli che sono i protocolli attualmente esistenti ovviamente con gli operatori, ma vorrei ricordare che già sin dall'inizio la nostra legge istitutiva infatti diciamo, ci imponeva di richiamare come criteri anche per le risoluzioni delle controversie fatte non da Core o da altri quelli che erano delle raccomandazioni dell'Unione Europea. Ci sono alcuni elementi che comprendiamo oggettivamente possono creare problemi alle conciliazioni paritetiche per rispetto di tutti i requisiti, come pensiamo magari alla necessità di pubblicazione di un sito online, ma anche là, sia su questo sia sulla definizione stessa di organismo, si può tranquillamente immaginare, credo avete più fantasia di noi, non so, forme di consorziamento o altro che possono andare in quella direzione. Io credo di aver toccato, almeno in questo momento, i punti principali che sono oggetto della nostra discussione, ma ripeto, l'utilità soprattutto oggi da parte nostra è quella di ascoltare anche il fronte di chi opera in maniera parallela o diciamo complementare alla nostra, anche per poter poi in sede di, abbiamo fortunatamente qua il direttore Vecchio, in sede poi di tavolo istituzionale, recepire quelli che possono essere gli spunti più illuminati. Grazie. Grazie. Sì, i numeri che ci ha fornito sono indicativi, significativi di che fenomeno è, e immagino che a breve anche l'autorità dell'energia e del gas sarebbe auspicabile, visto che lì c'è di fatto già un contenzioso abbastanza elevato, non voglio nascondercelo, e quindi credo che quei numeri anche sono destinati a crescere proprio per dare soddisfazione, perché poi il concetto è questo: non si opera tanto, non tanto per decongestionare le aule dei tribunali, ma come sottolineava la dottoressa Facchetti, per far sì che la giustizia venga garantita, soddisfatta a tutti i cittadini, perché nella stragrande maggioranza dei casi si rinunciano ad avere giustizia, perché come si suol dire il gioco non vale la candela, visto gli importi molto limitati. Importi limitati che però poi aggiungono complessivamente 30 milioni solo per le comunicazioni, quindi danno l'idea di questo, di che fenomeno rilevante è. Io adesso entrerei nel merito, perché è inutile nasconderci, Consumer Forum da anni si batte, diciamo, sia a livello di formazione sia a livello evidentemente di studi, di approfondimenti, si è battuta per il riconoscimento della conciliazione paritetica, per cui il fatto più innovativo di questo decreto, ecco, va ricordato, è proprio l'articolo che viene dedicato alle negoziazioni paritetiche, e quindi su questo aspetto noi ci siamo in parte già confrontati. Credo che sarà interessante sentire lato le associazioni dei consumatori e le aziende, e quindi io passerei la parola a Pietro Prateri, che voi tutti conoscete, credo che sia, diciamo, un po' il padre nobile della conciliazione paritetica in Italia, quindi sottoscrittore dei primi protocolli, quindi che ha fatto la storia anche della conciliazione paritetica italiana. Quindi penso che sia interessante, ecco, sapere qual è la sua posizione nei confronti appunto del decreto e delle possibilità di applicazione. Prego di indicare la premessa. Io credo che va apprezzato il fatto di trovarci qui in rappresentanza di tutti i modelli ADR, perché uno degli obiettivi per i quali le associazioni dei consumatori sono battute era quello di affermare una pluralità di organismi ADR e di, vabbè, in questo quadro di inserire la conciliazione paritetica come modello di pari dignità con gli altri.
questo, ecco, rispetto a me, ovviamente questo secondo me è estremamente importante, e la pluralità dei modelli poi si riferisce alla pluralità delle situazioni. E un campo è quello del comparto dell'energia, un altro campo è quello delle comunicazioni, con caratteristiche diverse il comparto delle assicurazioni e il comparto bancario. E quindi la pluralità dei modelli funziona anche in rapporto a questo, ha delle specificità che funzionano in rapporto a quanto ho cercato di chiarire. Credo che la conciliazione paritetica abbia un obiettivo che è già stato evocato dalla dottoressa Facchetti, cioè di affrontare quello che poi è un problema sociale, che è quello della diffusione di tutta una serie di controversie di importo modesto, si dice bagatellare, spesso bagatellare, e soprattutto in rapporto alla crisi che le famiglie stanno vivendo è abbastanza noioso e preoccupante. Ecco, rispetto a questo io voglio essere estremamente chiaro, ed è il punto sul quale poi voglio caratterizzare l'intervento. Noi siamo in presenza di un intervento legislativo che parla da parte della direttiva, arriva l'articolo 8 della legge delega, continua col decreto legislativo, che ha rappresentato per le associazioni dei consumatori italiani una conquista. Perché? Perché ha affrontato anche l'equivoco che era nato, che dal mio punto di vista persistente, e come dire, dà risalto a un dato che non vogliamo, che non emerge molto. Però è vero che le conciliazioni paritetiche sono aumentate, ma non in rapporto agli altri tipi di conciliazione a partire dai Corecom. Secondo me l'equivoco è questo. La conciliazione paritetica è, come dire, un modello ADR che deve puntare sulla qualità e non sulla banalizzazione. Con molta onestà vi dico che certe questioni di reclami, di controversie online rischiano la banalizzazione. Non cito evidentemente i gestori, ma quando all'operatore conciliatore delle associazioni non viene presentata la domanda dell'utente, ma la proposta di soluzione da parte dell'impresa, questo è un modo di banalizzare la gestione del reclamo e della controversia. Allora, il dato che poi rappresenta veramente la conquista e la verità di quanto sto affermando l'ho verificata nel confronto anche con aziende, che non cito, no? Sta in questo. Gli interventi legislativi ci hanno aiutato a puntare non sulla conciliazione paritetica perché così è scritto, perché abbiamo negoziato delle procedure paritetiche. Se chi ha seguito tutto l'iter di elaborazione di tutto il percorso legislativo a partire dalla direttiva, a partire dal documento di consultazione, ha presente come le istituzioni meritoriamente sono state alla larga del tentativo di, come dire, dare il distintivo di conciliazione paritetica a un tipo di procedura che era essenzialmente aziendale. No? Allora, tutto l'impianto che ho evocato, la direttiva, l'articolo 8, il decreto legislativo, mettono in risalto che non basta la procedura di conciliazione paritetica, occorre che ci sia la gestione paritetica della procedura, che è tutto l'impianto degli organismi extragiudiziali, rispetto ai quali trovo anche interessante questo accenno di puntare anche su, come dire, strumenti gold, no?
Perché? Perché io vedo qui la possibilità, lo dimostro anche con dati, perché non si parte da zero, no? E vedo qui due affermazioni. La prima, ecco, è che diventa anche il metodo di misura in base alla quale la mia associazione deciderà se aderire o no a organismi. La prima è che ci sia un ruolo diretto dell'associazione nel gestire reclami e controversie. La seconda, che è chiarissima dentro la direttiva ed è evocata poi anche nei provvedimenti successivi, è che nel mentre noi gestiamo il reclamo e la controversia, nel mentre lo gestiamo, studiamo il modo per dare le indicazioni, la direttiva parla di direttive, di orientamenti, no? Perché si prevenga, si sviluppi un'azione di prevenzione del contenzioso. Non si parte da zero, abbiamo fatto un'esperienza, non la cita l'azienda, no? Abbiamo anticipato in certo senso anche l'esperienza, il decreto legislativo, cioè abbiamo fatto un comitato paritetico che per un anno ha gestito il rapporto con l'azienda, puntando l'attenzione sulle pratiche commerciali scorrette. Alla fine del percorso, con un comunicato stampa dove si dichiarava che non c'erano state pratiche commerciali scorrette, si è arrivati ad una gestione del rapporto con l'impresa paritetico che certo ha portato a una forte diminuzione delle conciliazioni, ma questo secondo me deve essere un obiettivo, perché ha significato una riduzione delle contenzioni. Così come in campo assicurativo, ad esempio, non cito la dieta, ecco, trovare negoziare con le associazioni dei consumatori un'intesa in base alla quale per il solo fatto di inserire nella polizza che il primo tentativo deve essere quello della conciliazione paritetica, nella negoziazione ha portato a una riduzione delle polizze del 15%. Per cui il discorso è, la conciliazione paritetica è un percorso di qualità e perché anche l'adeguamento delle procedure che ci sono attualmente, perché dal mio punto di vista sortisca l'effetto che la direttiva si pone, che è quello di creare interventi che siano rapidi, efficaci, gratuiti, un po' onerosi. Per fare questo occorre che gli organismi consentano il raggiungimento dei due obiettivi: ruolo diretto delle associazioni e quindi evitando la tentazione che ho già sentito, no? E poi la topardesca per lasciare le cose come stanno, no? Facciamo i comitati dove va bene, l'azienda non fa niente, però deve un suo rappresentante un altro organismo terzo, roba del genere. Questa è una strada, dal mio punto di vista, che non consente di raggiungere l'obiettivo del ruolo diretto. A maggior ragione non consente un rapporto tale, e chiudo, che nel mentre gestisco il reclamo e la controversia, penso, negozio con l'azienda, col professionista, costruiamo insieme le indicazioni per prevenire il contenzioso. Allora, grazie Pietro Prateri, ricordo presidente di Lega Consumatori, non avevo partecipato. Comunque, cominciamo a entrare, credo, nel merito della discussione, perché Pietro ha già toccato alcuni aspetti che probabilmente, diciamo, suscideranno anche il dibattito e gli interventi successivi, perché siamo qui non per trovare, per uscire da questo tavolo con delle soluzioni, ma per cercare anche di confrontarci su come, qual è la strada ottimale per arrivare a un'applicazione di questo decreto e per inserire a pieno titolo appunto la negoziazione paritetica. È fuori di dubbio che comunque perché questa venga riconosciuta con tutti i riflessi che poi ci sono sulla formazione, anche sulle risorse economiche che si possono intercettare, ci deve essere un riconoscimento, quindi dovrà rispondere a determinati requisiti.
in parte Pietro li ha già anticipati, ha anticipato la sua visione, e a questo punto io darei la parola alla responsabile dei rapporti con l'Associazione dei consumatori e conciliazione paritetica di Telecom Italia, Agata Carosi, non a caso a Telecom, perché poi alla fine questa storia inizia nel 1989, inizia con il primo protocollo effettuato dall'Associazione dei consumatori con Telecom, con una procedura molto particolare e singolare, perché qualcuno la ricorderà, era una procedura di conciliazione e arbitrato. Poi, questo è significativo perché poi questo protocollo è stato rivisto nel 2004, abbiamo perso l'arbitrato ma perché c'erano delle difficoltà tecniche, e Pietro se ne ricorda benissimo, insomma, che invece di facilitare la soddisfazione dei consumatori la complicavano. Quindi ecco, darei la parola a Agata Carosi per il punto di vista di da sempre la conciliazione, sì, l'arbitrato in effetti era stato abbandonato anche perché era leggermente costoso per i clienti, e poi nella maggior parte delle pratiche di conciliazione le rinviava alla Telecom Italia per la gestione, cioè per la decisione, per cui è evidente che non funzionava in questo modo. Per quello che riguarda Telecom volevo dare soltanto qualche numero delle conciliazioni di quest'anno, cioè a settembre noi abbiamo fatto 7.500 conciliazioni paritetiche, ovviamente il Corecom è un numero quasi doppio rispetto a queste paritetiche, e abbiamo esaminato, diciamo, le conciliazioni presso il Corecom e abbiamo visto che circa il 50% sono i passaggi tra operatori, che è l'unica modalità che in paritetica non possiamo discutere, perché se si devono sedere al tavolo due operatori è impossibile gestirla all'interno di Telecom Italia. Telecom Italia affronta sia conciliazioni per i clienti consumer che per i clienti business, e quest'anno notiamo che il numero di conciliazioni business è leggermente aumentato, forse la crisi, forse una conoscenza maggiore delle conciliazioni, comunque si attesta intorno al 25% le conciliazioni che facciamo con i clienti business. Diciamo che è una pratica eccellente per quello che riguarda Telecom Italia, i clienti trovano quasi tutti soddisfazione perché oltre il 92%, alcune volte l'anno scorso siamo attestati intorno al 94% di conciliabilità. Tutte le domande di conciliazione vengono accettate, in pratica c'è una parte che sono le domande di conciliazione annullate, che vengono annullate soltanto perché magari il nominativo del cliente che ha, diciamo, avviato la pratica non corrisponde al numero di telefono, oppure quelle domande che nel corso, diciamo, dell'istruttoria, che per la maggior parte dei casi dura 45 giorni, questa è pure un'eccellenza perché il tempo è molto breve, diciamo che quest'anno qualcosa è andato oltre i 45 giorni, poi vedremo le percentuali a fine anno, proprio perché quando parliamo dei clienti business le pratiche magari sono un pochino più complesse e quindi, diciamo, l'istruttoria richiede un maggiore tempo. Diciamo che in questo, diciamo nel 92% di pratiche conciliate, Telecom Italia vede un attimino quella che è l'imparzialità, no, della gestione delle pratiche, che poi è il parametro secondo noi al quale in questo momento dobbiamo lavorare per l'Europa, perché ovviamente è una conciliazione che avviene tra due persone, un conciliatore Telecom Italia e un conciliatore delle associazioni dei consumatori. Telecom Italia già ha diciamo, i richiami sui siti per la conciliazione paritetica, i risultati annuali vengono pubblicati sul sito, c'è l'elenco delle associazioni dei consumatori, e inoltre Telecom Italia ogni anno, insieme a Consumer Forum, che ovviamente gestisce questi corsi, fa due corsi per la formazione dei conciliatori. Quindi in questo percorso, ovviamente, che magari era già conosciuto da molti di voi, secondo noi sì,
ci sono molti parametri che poi sono quelli che vengono richiesti all'interno del nuovo decreto. È evidente che tutto si può migliorare, quindi ben vengano diciamo modifiche. La nostra paura è quella di non creare sovrastrutture che ingessino poi questo meccanismo che ci sembra ormai molto, molto avviato e diciamo ci confrontiamo continuamente con l'Agicom, e noi siamo anche iscritti come Telecom Italia all'interno dell'elenco di società che possono fare la conciliazione dell'Agicom, dove secondo noi le richieste, il dettaglio che viene scritto per essere iscritti, scusate il bisticcio di parole, in questo elenco è molto dettagliato, forse di più anche di quello che viene richiesto dalle raccomandazioni europee. Quindi siamo d'accordo con quanto detto dal dottor Staderini, che il nostro operato dovrà continuare, cioè potrà continuare con la conciliazione così com'è. Poi aspettiamo un attimino quelle che sono le definizioni dei nuovi parametri che ci saranno richiesti, e ovviamente se possibili, perché poi ci sono diverse ipotesi in giro, budget separato da quello dell'azienda, diciamo degli spauracchi, che vedremo se Telecom Italia poi riuscirà ad adeguarsi per avere questo bollino che il dottor Staderini diceva gold per fare la conciliazione. È evidente che all'interno dell'azienda già la struttura tutela del consumatore ha un budget per la conciliazione paritetica. È evidente se questo diciamo, processo porterà a formare un'azienda diversa rispetto a quella della Telecom per fare conciliazioni. Sto parlando in brainstorming perché poi abbiamo avuto poco tempo per confrontarci anche con le associazioni su questo tema, però ecco, ci sono delle ipotesi che sono state messe sul tavolo che un pochino come Telecom mi spaventano, però ovviamente poi vedremo e saranno decisioni prese dai vertici, non certo da me. Però ecco, cerchiamo di non tirare troppo per la giacca questa paritetica, perché secondo noi già funziona, quindi un piccolo, dei piccoli ritocchi ci adegueremo senz'altro. Questo è quello che volevo dire. Grazie Agata. Sì, entriamo sempre più nel merito, perché il riferimento è in particolar modo a questo articolo 141 ter lettera E, dove appunto si parla di garantire a questo organismo una sufficiente autonomia e questo organismo paritetico di garanzia che deve essere privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il professionista. Io credo che comunque, come è stato detto, anche con un minimo di buonsenso e di le soluzioni si possano trovare, diciamo non c'è niente di trascendentale e si riuscirà a trovare la via per poter realizzare un meccanismo che garantisca tutto e soprattutto esanti la terzietà. Adesso darei la parola a Paola Tiella, che è una new entry per questo tavolo, perché quest'anno l'abbiamo invitata, è il vice direttore di SDACI. Cos'è SDACI? È un centro di ricerca giuridica e formazione molto importante, soprattutto visto che qui festeggiamo, facciamo una sorta di festival oggi delle ADR, e poiché SDACI è impegnato su questo fronte, nel senso che proprio non più tardi di 10 giorni fa ha realizzato l'ottavo rapporto sullo stato delle ADR in Italia, e quindi le cederei la parola. Grazie, no, intanto ecco, io ringrazio sinceramente per l'invito, perché come ha detto appunto poco fa il dottor Tascini, io rappresento un istituto che dall'86 si occupa sostanzialmente di ricerca, di indagine, di studio e di sviluppo delle ADR, quindi inizialmente ci occupavamo esclusivamente di arbitrato e poi di conciliazione, e fortunatamente condivido il pensiero del presidente che ha parlato poco fa, adesso di cui scusate non ricordo il nome, che avete definito il padre delle negoziazioni paritetiche, io l'ho segnato perché tra l'altro sì, l'ho segnato.
e quindi grazie a Dio poi appunto c'è stato un così un po' moltiplicarsi delle procedure con alterne vicende. Per me è importante questa l'occasione di oggi, non farò un intervento naturalmente di tipo tecnico, ma delle considerazioni così generiche a latere, anche perché ci sono rappresentanti appunto di realtà che hanno parlato, che mi hanno preceduto. Per me è un'occasione importante anche perché vedo seduti al tavolo i soggetti per l'appunto che rappresentano le istituzioni che noi annualmente andiamo ad interpellare ormai dal 2005 per poter fornire a livello nazionale quello che ad oggi è l'unico quadro, l'unica fotografia esistente del panorama delle forme diverse di giustizia alternativa che esistono nel nostro paese. Per cui quello che noi andiamo ad analizzare, andiamo ad indagare poi nei limiti del possibile ad analizzare sostanzialmente l'arbitrato amministrato prevalentemente dal sistema delle camere di commercio e ormai a seguire anche dal mondo delle professioni, ripeto anche qui con alterne vicende, la conciliazione e la mediazione amministrata a seguito del decreto legislativo 28 del 2010, ma non da ultimo l'attività del Corecom, le negoziazioni paritetiche e negli ultimi anni anche l'attività decisamente corposa ai provvedimenti che vengono assunti dalle autorità indipendenti e dai ministeri. Naturalmente rimane fuori l'arbitrato ad hoc perché è sostanzialmente impossibile, è una realtà che non emerge chiaramente. Da sempre quindi una fetta del nostro lavoro è dedicata alle negoziazioni paritetiche. Quest'anno, dicevo, parlavo stamattina in apertura con la dottoressa Boselli, non c'è stato possibile inserire nel nostro ottavo rapporto, che peraltro non è ancora stato pubblicato, lo sarà a breve, il lavoro sempre encomiabile di Consumers Forum, perché c'è stata questa concomitanza di eventi che non ci ha consentito di, diversamente dagli anni precedenti, di coordinarci. Ecco, io ho in mano il rapporto dell'anno scorso, però penso che sia abbastanza interessante perché dà una fotografia fino al 2013 di quello che è stato l'andamento delle domande, delle procedure in generale della giustizia alternativa. Ma volevo soffermarmi perché mi sembra così un dato curioso, vista che appunto sono ospite di Consumers Forum, di quella che è invece di quello che è stato l'andamento, a mio avviso la crescita, il miglioramento delle negoziazioni paritetiche nel nostro paese a partire dal 2005. Quindi avete iniziato con 572 domande. Poi c'è stato un progredire, un lento aumento, nel 2006 sono state 8.330 le domande, sono poi aumentate del 78% nel 2007, c'è stato un aumento, un fortissimo aumento nel 2008, siamo arrivati a 41.490 domande. È chiaro che voi sapete meglio di me che l'andamento della negoziazione paritetica dipende molto dalle situazioni contingenti, quindi dalle situazioni politiche, economiche, dalle emergenze. Nel 2010, quando c'è stata la nevicata famosa, c'è ovviamente le autostrade, poi hanno ricevuto moltissime domande. Nel 2009 32.000, ma quello che adesso diciamo tende ad assestarsi come dato tra il 2010 e il 2013, ad assestarsi intorno alle 18.000 domande. Qui mi riallaccio in qualche modo a quello che poco fa diceva il presidente della Lega dei Consumatori, cioè l'importanza in qualche modo di fare nell'ambito delle negoziazioni paritetiche, io condivido in pieno quello che ha detto, oltre a puntare alla qualità, e il discorso della qualità è sicuramente il sostantivo, qualità è un sostantivo che ricorre tantissimo in tutti i dibattiti, in tutte le discussioni che si fanno anche a livello di sistema di camere di commercio, perché è seduta vicino a me ho Sabrina Diella che rappresenta un camere nazionale, che ormai sono 20 anni che lavora e coordina l'attività di tutto il sistema camerale per promuovere e diffondere una cultura corretta della conciliazione prima e della mediazione amministrata adesso. Si parla costantemente di qualità, perché al di là della risoluzione, quindi della risoluzione temporanea, è importante che ci sia per l'appunto un servizio efficiente, efficace e di livello. La stessa cosa vale nelle negoziazioni paritetiche, così come è altrettanto importante che si punti, e ancora una volta mi allaccio al discorso del Presidente, ad un'attività implicita ed esplicita che punti anche ad una prevenzione del contenzioso
contenzioso. Infatti noi nella nostra indagine, e qui mi riferisco nello specifico all'ambito delle negoziazioni paritetiche, abbiamo notato che negli anni c'è una lieve diminuzione delle domande, ma non perché ci sia meno attenzione, ma perché si è notato che da parte delle imprese, con l'andare del tempo, primo si pone più attenzione in fase di reclamo, che inizialmente il reclamo non veniva quasi considerato, ma in seconda battuta le imprese tendono a porre particolare attenzione anche alle indicazioni che in qualche modo emergono in fase di contenzioso, in fase di procedura extragiudiziale, quindi provano quantomeno a cambiare la prassi aziendale. Quindi secondo me all'Atre, al di là di una soluzione che io non, noi spesso non usiamo il termine giustizia alternativa, ma preferiamo quello di giustizia complementare a quella statale, perché più volte si è sottolineato a questo tavolo come comunque anche le negoziazioni paritetiche, l'attività che fanno i Corecom, vanno sostanzialmente a soddisfare un'esigenza di giustizia che spesso potrebbe essere un'esigenza di giustizia non ascoltata, che è quella delle controversie o comunque che hanno un valore minore, cosiddette appunto bagatellari. Per riallacciarmi invece al discorso che si faceva legato strettamente alla direttiva, è evidente come negli ultimi anni ormai il legislatore europeo sia particolarmente attento al discorso della giustizia alternativa. Basti pensare a una direttiva piuttosto vecchia sul commercio elettronico, al libro verde sulla giustizia dei consumatori, non da ultima la direttiva 52 del 2008, che ha previsto questo sistema unitario di mediazione, da cui poi è derivato appunto il decreto del 2010. Ecco, una cosa sulla quale, proprio riallacciandomi al discorso della qualità, io così volevo fare una piccola sottolineatura, a mio avviso è proprio quello dell'importanza della formazione delle persone fisiche che poi saranno occupate nel gestire le procedure, perché a differenza della direttiva del 52, che sottolineava molto l'importanza di una formazione omogenea con determinati requisiti in capo alle persone, vediamo che il decreto del 6 agosto, quindi il 130, in realtà non pone una particolare attenzione alla formazione, anzi a mio avviso è molto generico e forse può essere letto, c'è il rischio anche che sia fuorviante, nel senso che parla sì di competenze tecniche, anche di una conoscenza in qualche modo generale del diritto, ma noi sappiamo perfettamente che l'ambito consumeristico è un ambito molto particolare, molto specialistico, che ecco, può prestarsi anche, se non ben conosciuto, a determinate problematiche. L'ultima cosa e poi mi taccio, recentemente proprio parlando invece delle risorse economiche, sì, perché la direttiva sostanzialmente dice che le procedure devono essere gratuite o comunque molto poco onerose per il consumatore. Poi dice gli stati membri in qualche modo si facciano carico giustamente di questo, mentre invece il nostro legislatore dice no, bene, le risorse lo Stato sostanzialmente non deve mettere una lira. Allora è un po' contraddittorio tutto questo, per cui a mio avviso rimane un problema aperto, perché di tutto non può farsi carico il Ministero dello Sviluppo Economico, per cui la butto lì sul tavolo come, così, come idea magari da esplorare. Ho ascoltato proprio il professor Galletto di Genova, che ha fatto un